Eccoci qua, buonasera a tutti, bella gente, bella serata, due amici giornalisti di grande prestigio e di grande popolarità per affrontare il secondo incontro del ciclo pensato dai dirigenti della Virtus, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio intero, per parlare così di problemi importanti per Bologna, ma non solo per Bologna. Stasera andiamo un po' fuori, anzi molto fuori, però sappiamo benissimo che parlare della Ferrari o parlare del mercato dell'automobile sono cose che attengono molto anche alla nostra città. Quindi intanto presenterei rapidamente alla mia sinistra Leo Turrini, che non ha bisogno di presentazioni. Specialista della Formula 1, ma anche del mercato, per così dire. Carlo Cavicchi, specialista del mercato, ma anche della Formula 1. Per cui in realtà l'idea è nata quella di parlare dei massimi sistemi, cioè la Ferrari, per quello che potrà fare quest'anno, ma poi scendere a un argomento molto popolare, molto importante, che è quello qual è il futuro dell'automobile in un momento in cui fra alti e bassi non si sa molto dove vado a parare. Quindi abbiamo sicuramente due ospiti che ci daranno delle indicazioni nell'una e nell'altra cosa, e comincerei subito con Leo, ricordando brevemente che noi siamo in attesa di un titolo del campionato mondiale della Formula 1 dalla parte della Ferrari, che ha vinto per l'ultima volta nel 2007 con Raikkonen, come ricorderete. Praticamente sono trascorsi 15 campionati pieni senza vincere, e l'augurio è quello che possa farlo. Quindi la prima domanda, partiamo da lì, secondo te Leo, questo è un anno decisivo, per importante sempre, ma può essere addirittura un anno decisivo per la Ferrari, cioè o riuscire a vincere ed essere almeno competitiva quest'anno, oppure continuare con le illusioni accompagnate da delusioni degli ultimi anni? Allora, innanzitutto io vi ringrazio per avermi chiamato qui in un luogo che ha uno spessore storico. Mi fa tanto piacere essere in compagnia di Paolino, che è stato un mio collega, un mio capo, e di Carlo, che è stato un grande direttore di autosprint di quattro ruote. Ha solo una macchia sulla sua carriera, che nel remoto 1985 mi voleva assumere ad autosprint, e io gli dissi: ma no, guarda che ti rovineresti, no? Era la macchia che era già direttore dell'85. Per venire alla prima domanda di Paolo, voi dovete fare questo ragionamento. Quando ancora io facevo il liceo, quindi andiamo indietro alle guerre puniche, nel 1979, la Ferrari vinse uno storico campionato del mondo con Jody Scheckter, il pilota sudafricano che aveva come compagno il leggendario Jim Villeneuve. Se mi avessero detto quella domenica a Monza, quando i due con una doppietta consacrarono l'impresa, che avrei rivisto la Ferrari mondiale 21 anni dopo, cioè nel 2000, quando io di primavere sulle spalle ne avevo già 40, mi ero laureato, avevo messo su famiglia, avevo già due figli, eccetera, ovviamente non ci avrei mai creduto, perché 21 anni senza un titolo mondiale è più di una generazione. C'è stato, grazie al lavoro straordinario di un bolognese come l'avvocato Montezemolo, un ciclo fantastico, quello di Todd, di Schumi, eccetera, i 5 titoli mondiali del campionissimo tedesco, poi la coda della cometa con il titolo di Raikkonen che Paolino ricordava, e di nuovo se nel 2007, che io ero anche lì a Interlagos quella sera famosa, quando Kimi beffò Hamilton e Alonso di un punto, mi avessero detto: guarda che arriverai a 60 anni e la Ferrari ancora non avrà rivinto un mondiale, non ci avrei creduto l'altra volta.
Allora, il senso di tutto questo qual è? Che evidentemente appartiene al DNA del cavallino la sofferenza. Io mi sono anche fatto l'idea, se volete, consolatoria, che è bello essere ferraristi proprio perché le gioie sono così diluite nel tempo che uno, quando finalmente queste gioie si materializzano, se le gode anche un po' di più. Poi metteteci che sono anche interista e capite che è un disastro da un punto di vista individuale totale. E adesso voi mi chiedete, sarà questo l'anno buono? Io ricordo che quando appunto Montezemolo era presidente della Ferrari ed era l'epoca in cui ancora non si riusciva a spezzare il sortilegio, alla fine di ogni stagione noi giornalisti andavamo da Luca e lui, sempre molto charmant, sempre con il ciuffo a tergicristallo eccetera, diceva: vinceremo l'anno prossimo. Era una sorta di mantra, uno slogan, Carlo se lo ricorderà benissimo. Ora, io non voglio dirvi, dato che manca poco, martedì prossimo viene presentata la Ferrari nuova, il 15 marzo scatta la stagione, non voglio dirvi vinceremo l'anno prossimo perché sarebbe deprimente. Devo però, in tutta sincerità, segnalare che comunque parte favorita ancora la Mercedes, perché se guardiamo l'andamento della stagione più recente, nella fase soprattutto terminale del campionato, perché all'inizio lasciamolo stare, la Mercedes di nuovo era tornata in maniera anche, vuol dire, abbastanza netta in vantaggio. E le regole tecniche quest'anno sono identiche al 2019. Quindi la Ferrari deve recuperare. Tenete anche presente un particolare che può sembrare ininfluente, ma non lo è. Siamo alla vigilia invece di un grande cambiamento normativo. Nel 2021 le macchine saranno totalmente differenti. Quindi bisogna capire da un lato se Mercedes, che sta dominando questa era, intende privilegiare il futuro a medio termine, quindi magari si è già lanciata sul nuovo ciclo tecnico della Formula 1 dal 2021 in poi. Bisogna capire in che misura la Ferrari è in grado di colmare il gap tecnico. L'unica cosa che trovo rassicurante in questo contesto è che ancora oggi, parlando con gli analisti in borsa, l'amministratore delegato della Ferrari, Camilleri, ha ripetuto: noi investiremo sempre di più sulla Formula 1 perché siamo consapevoli che dobbiamo stanziare ulteriori risorse se vogliamo battere quelli là, che sono sempre i grigi della Mercedes. Quindi non è vero, come io ogni tanto sento dire, ma in realtà poi agli azionisti della Ferrari frega poco delle corse, perché tanto appunto sono in borsa, l'azienda va benissimo, ha raggiunto dei livelli di capitalizzazione stratosferici. No, loro ci tengono moltissimo, proprio perché capiscono che il prestigio del brand è figlio anche di quelle vittorie che non stanno arrivando. Per concludere, a oggi io comunque direi che Mercedes deve godere del 60% dei favori del pronostico, spartendo l'altro 40% tra i nostri e la Red Bull. Carlo, io mi aggancio a una parola che questi campioni di anglofili hanno detto prima, il brand della Ferrari. I giorni scorsi hanno pubblicato una graduatoria interessantissima. La Ferrari ha il più importante, il brand numero uno. Sì, ci sono molte classifiche lì in giro che girano. Quella che ha girato comunque, sì. Davanti a colossi mondiali. Allora, secondo te, la domanda che io faccio, agganciando un po' a partire da quello che diceva prima Leo, il problema dei piloti della Ferrari, che anche durante quest'inverno ha attanagliato le cronache, no? Ecco, è un problema importante, è il fatto che non vadano d'accordo, il fatto che ovviamente Vettel aspiri ancora ad avere un ruolo, che Leclerc è lì che scalda, che vuole essere eccetera. È bene che la Ferrari parta con un ordine preciso, oppure è bene che deve lasciare fare i piloti come sono?
Beh, intanto bisogna dire una cosa, sulla carta la Ferrari è la squadra che ha la coppia di piloti più forte, questo non vuol dire che sia sempre un vantaggio, ma in assoluto nessuna squadra ha due piloti così talentuosi e così veloci. Io credo che la Ferrari in questo momento abbia dentro una sorta di tumore che non va bene e che è la presenza invadente del manager di Leclerc, che è il figlio di Todd, che a quello che mi dicono, ma Leo ne sa più di me, ma ancora i miei ultimi rimasti dentro Maranello dei miei tempi che mi confidano, che la gestione è difficilissima per il povero Binotto. E credo che questo sia un grosso problema, perché quando uno manager con le spalle così forte, anche magari così bravo, ha un pilota tanto bravo e spinge, è chiaro che mette in difficoltà tutto un sistema, perché dietro Todd c'è la federazione, c'è tutta una serie di cose che sono molto importanti. E l'abbiamo visto di recente che la Ferrari ha preso il fratello di Leclerc a correre per l'Accademia, ed è una vergogna, lo devo dire tranquillamente, perché ha 20 anni questo, cioè 20 anni un pilota oggi è vecchio, un pilota che ha 20 anni va in un'accademia del tra pilota e ha corso fino adesso solo in Formula 4, che è la prima categoria che cominciano già ai 14 anni, peraltro non vincendo. Ora, questo vi dà il metro di cosa vuol dire l'invadenza dentro di uno che fa decidere un po' le cose, non è più la Ferrari che decide, ma è questo manager. Per sua fortuna e per nostra fortuna il pilota che ha, che è Leclerc, è giovane, molto bravo, giovane, ma tutti ci siamo dimenticati che Vettel un anno prima di quando ha vinto Leclerc aveva già vinto un gran premio di Formula 1, quindi un anno più giovane e con una macchina per niente competitiva come era allora la Toro, la Minardi, la Toro Rosso, insomma, chiamiamola come si chiama adesso. Quindi il talento di due non si discute, sono due bravissimi, uno in questo momento è leggermente più veloce, almeno ha fatto vedere di essere più veloce in prova, non sempre ma spesso, e di più l'altro è in gara a tutto il mestiere di uno che ha vinto 4 titoli mondiali, quindi la Ferrari come squadra non ha problemi. Poi è vero che di là ci sono due fenomeni come Hamilton e come Verstappen che da solo valgono una coppia, quindi diventa un problema. Ma io credo che il vero problema della Ferrari sarà la gestione dei piloti, ma non perché non è capace Binotto, che è a capo della Ferrari e che mi sembra, poi Leo lo conosce molto bene, io lo conosco meno perché è giovane per me, quindi io credo che sia molto bravo, credo che sia anche una buona umanità e anche una capacità di fare, ma temo molto l'invadenza del manager di Leclerc. Ma non è, nei giorni scorsi i giornali vi hanno riferito una cosa abbastanza buffa, lo definisco così, che Binotto ha portato i due sulla neve perché sulla neve trovassero un'intesa per queste cose così. Ma allora erano guardi alla Sampia. Intanto domanda difficile. No, arrivo a rispondere. Mi volevo collegare a quello che ha detto Carlo. Non da oggi, la Formula 1 è un mondo molto strano. Che cosa diremmo se nel calcio il figlio del presidente della FIFA, che è la federazione mondiale del pallone, fosse il procuratore di Messi o di Cristiano Ronaldo, di Lukaku, no? Tra parentesi, così mi cito, quando la Ferrari prese il giovane Felipe Massa, andiamo indietro di una generazione, 15 anni fa, venne fuori che il suo procuratore era il figlio di Todd, che all'epoca era il capo supremo della Ferrari. Io sono stato l'unico giornalista in Italia all'epoca che scrissi che, senza mettere in discussione le qualità del brasiliano, che tra l'altro era un buon pilota, molto veloce, e soprattutto su certe piste, non era molto simpatico che il figlio del capo del reparto corse della Ferrari fosse il procuratore di uno dei piloti della Ferrari. Naturalmente, siccome poi siamo in Italia, non sto a farvi discorsi sui conflitti di interessi eccetera per questioni ben più grandi, sono stato sfanculato da tutti, ho detto ma no, chi se ne frega. Adesso la stessa cosa, e Carlo ha ragione, si ripropone se possibile ancora più esasperata,
nel senso che, non fraintendetemi, Carletto Leclerc è un pilota eccezionale, ha un senso naturale della velocità che io ho visto solamente in Ayrton, in Schumi, in Hamilton, lo ha dimostrato subito, perché appena l'hanno messo sulla Ferrari al secondo Gran Premio era già in pole position, in Bahrain avrebbe vinto la gara senza un guasto meccanico, quindi stiamo parlando di un talento strepitoso. Il problema però c'è nella relazione con l'altro pilota, che è un 4 volte campione del mondo, che ha una decina di anni in più e che, non potendolo esternare pubblicamente, legittimamente sospetta che l'influenza di Todd Junior legata al ruolo di Todd Senior a un livello globale possa poi avere delle conseguenze anche sulle scelte operative che vengono fatte a Maranello. Binotto è un mio amico, io lo conosco quando aveva i calzoni corti, è entrato in Ferrari appena laureato nei primi anni 90, è tra virgolette un prodotto della scuola Montezemolo, cioè un giovane ingegnere che viene assunto in Ferrari, al quale subito viene offerta la possibilità di accumulare un'esperienza importante, è una persona sobria, nel senso che non ha la tendenza, cioè voglio dire, non è un briatore, ecco, in quel ruolo lì, non è uno, no, che ama dare spettacolo o che cerca la ribalta, è in una situazione difficile, da un lato perché, come abbiamo ricordato prima, la Ferrari non vince da tanti troppi anni, quindi ci sono delle aspettative enormi, e dall'altro perché, tenete presente questo, storicamente la Ferrari non è abituata a gestire due piloti che stanno sullo stesso livello, perché nell'epoca di Schumacher c'era un numero uno indiscusso, perché quando ci fu Lauda comunque asfaltò in fretta Regazzoni e poi era lui il punto di riferimento di Forghieri per le cose tecniche. E nelle rare occasioni in cui la Ferrari nella sua storia ha provato, mettiamola così, a governare i classici due galli nel pollaio, penso a Prost e Mansell, che erano due campioni straordinari entrambi, finì a schifio. Quindi sono anche privi di un background. Aggiungo una cosa, finisce poi a schifio anche altrove, perché essendo Prost alla McLaren, Piquet Mansell alla Williams, è difficilissimo riuscire a tenere insieme, perché vedete, un pilota di monoposto ha un super ego pazzesco. Vi racconto questo aneddoto. L'anno scorso sta per cominciare il campionato in Australia, Leclerc è a Maranello da quando era poco più che ragazzo ed è stato affidato, appena arrivato all'Accademia della Ferrari, a un mio carissimo amico che si chiama Andrea Bertolini, che è stato anche campione del mondo con la Maserati nei prototipi, ha fatto il collaudatore di Formula 1 ai tempi di Schumi ed è ancora oggi operativo in Ferrari. Quindi praticamente Bertolini, che è di Sassuolo come me, ha fatto da tutor a Leclerc. Devono partire per l'Australia Vettel, Leclerc, tutta la squadra. Leclerc, per dirti il rapporto, chiama Bertolini zio, no? Va a cena con Bertolini il giorno prima di salire sull'aereo per Melbourne, e Bertolini, che è una persona fantastica, gli dice: mi raccomando Charles, debutti con la Ferrari in Australia, sei il compagno di squadra di un 4 volte campione del mondo, entra in punta di piedi perché hai tutto da imparare, no? Tu hai tutto il tempo davanti, eccetera, per cui cerca di avere un approccio non barricadero nei confronti di Seb, perché sarebbe controproducente tutto. Leclerc mangia, lo ascolta, non dice una parola, poi alla fine, quando arriva il caffè, gli dice: zio, io vado a Melbourne e lo asfalto quello là. I piloti sono così, cioè non è colpa di Leclerc. Quindi capite, per venire al quesito di Paolo, sì, vanno anche a sciare assieme, hanno anche, voglio dire, appello umanamente, una relazione cordiale, ma poi sempre, in qualunque scuderia, anche in un team che lotta per l'ultima posizione, il tuo compagno di squadra è il primo avversario, non c'è niente da fare, cioè non è possibile preordinare delle gerarchie dicendo a uno: ma oggi devi andare più piano, lo devi aiutare.
figuratevi con due, e ho finito, che non è vero che hanno un rendimento così distante, perché se voi prendete poi i dati del 2019, Leclerc è stato più veloce in qualifica, ma Vettel è stato spesso più veloce in gara, quindi sono molto vicini. Certo, l'età tutto gioca a favore di Carletto, però non c'è questo abisso prestazionale come poteva essere Strasciugni e Barrichello. Quindi io penso che i capelli di Binotto diventeranno bianchi molto presto. La mia domanda era un pochino più incisiva, nel senso che era così proprio utile portarli sulla neve per vedere di fare il passo. Vorrei dire che a questo, in teoria avrebbe potuto anche organizzare un torneo di burraco, fare il passo. Sì, no, però lì Paolo, però c'è una tradizione, che per 20 anni la Ferrari organizzava sempre una sorta di grande convention pre-campionato a Madonna di Campiglio. Loro proprio era una roba planetaria, invitava 400 giornalisti di tutto il mondo, c'erano i piloti, i manager tutto un tempo, poi i domenicali, eccetera, e quindi era un richiamo a quell'epoca là. Non è che debbano andare sullo stesso slittino per essere sicuri che poi andranno d'accordo, anche perché io vi garantisco che non andranno d'accordo. Cioè, i casi sono due: o la macchina è buonissima e quindi allora, cioè, hanno una macchina che stanno davanti sempre, e allora finisce come se ne prosto, perché lì io non ho mai visto uno che dico sono contento di arrivare secondo. Oppure la macchina non è competitiva, a quel punto ci interesserà molto meno perché saremo delusi dal dato generale, ma loro continueranno a battagliare. Un'ultimissima cosa sull'argomento: non è, secondo me, un particolare di poco conto il fatto che Leclerc ha rinnovato il contratto fino al 2024, mentre Vettel è come uno yogurt, come una mozzarella, cioè è in scadenza. Quindi se a dare a maggio non gli dicono rinnoviamo anche con te, a quel punto lui, se sono in lotta per il titolo, cioè si fa in quattro pur di non perderlo contro Leclerc. Se non sono in lotta per il titolo, non vedo, essendo lui in uscita, salvo rinnovo sempre, perché dovrebbe poi essere gentile con un collega in una scuderia nella quale lui non ha un futuro. Quindi è tutta una nebulosa. Io direi che, come diceva Corrado Guzzanti quando imitava Pippo Kennedy, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Quindi Fabio, ti vorrei coinvolgere sulla parte finale di questo discorso con una domanda ancora più precisa. Ammesso che Vettel vada via, dove potrebbe andare? Domanda subordinata. E chi potrebbe venire alla Ferrari al posto suo? Non lo so, perché, mi spiego che dico non lo so, perché è proprio la presenza che abbiamo già citato del manager di Leclerc che sarà anche quello che deciderà chi viene o meno. Non credo che se piglia con questo potere che sta prendendo e che ha, dica fatemente piglio volentieri Hamilton. Per capirci, se è possibile, pigliamo un giovane che promette o qualcuno. D'altronde i grandi piloti, quando hanno potuto, nella loro vita non hanno mai preso un pilota forte come compagno. Senna ha preso Prost perché è entrato in squadra da Prost e non poteva metterlo via, ma quando ha scelto lui ha preso Johnny Danforth, Johansson, Nakajima, cioè ha scelto poi Berger che andava d'accordo ma non contava, perché anche i più grandi, se possono, la vega di pigliare uno che gli dà fastidio se la tirano via. Quindi, e quello che diceva giustamente Leo mi piace, perché ha detto una cosa che io penso anche su Vettel, perché quest'anno vuole una grande stampa, ha voluto spingere sempre soltanto Leclerc come se l'altro fosse bollito, che come hanno messo a posto la macchina si è visto che invece Vettel improvvisamente da Singapore in poi è diventato ipercompetitivo. È che la nostra memoria ci fa sempre dimenticare il passato. Vettel era un ragazzino, questo è molto importante per capire, che correva nel campionato tedesco la Formula BMW,
che è un campionato che è finito nel 2008, in cui tutti sono di fuori Rosberg, tutti i migliori talenti andavano a correre lì, in un campionato per cominciare, di quelli in cui si partiva con 65 piloti ogni gara, poi si facevano delle batterie, poi c'erano le finali. Siccome erano tutti ragazzini di 16 anni così, la battaglia era o io o morte, morale, ogni gara finiva alla fine con 7 uscivano da una parte, altri incendiati dell'altra e uno vinceva. E chi vinceva il campionato, mediamente, vinceva con 2 o 3 successi e qualche piazzamento. Vettel ha corso, e la corsa che erano 21 gare, ne ha vinte 18. Questo per dirvi che ci dimentichiamo che anche questi quando erano ragazzi andavano come il vento, andavano fortissimo. Oggi però, che hanno l'esperienza sulle spalle, patiscono molto di più se una macchina non va bene. Vettel, con l'esperienza che ha di 4 mondiali, delle corse che ha fatto, quando ha sparato la macchina di quest'anno, che era una macchina che aveva dei problemi, aveva solo un grande motore, ma il resto aveva dei problemi, lui li sentiva e non si poteva sentire sicuro. Il suo compagno giovane, che per cominciare è giovane, poi che viene da una macchina l'anno scorso non certamente competitiva e ha comunque una Ferrari, per lui è tutto paradiso, perché quando si ha 22 anni così basta che la macchina vada forte, poi io faccio tutto io. Chi invece ha guidato le macchine perfette e quando vede la macchina non perfetta e ha già 32 anni, si approccia già all'automobile in una maniera completamente differente. Dobbiamo capirlo questo, e vale per tutti i campioni quando diventano maturi, non vecchi, però già in una fase che dietro c'è una storia, e quella storia la fanno valere. Lui continuava a dire che questa macchina non va bene. Io ho incrociato Vettel, con cui non sono assolutamente amico, perché ripeto, sono generazioni che non seguo più adesso, ma ha una presentazione, una cosa di uno sponsor che è dove c'ero anch'io, e mi sono trovato un momento a parlare, a dire 2 stupidaggini con lui, che è stato anche gentilissimo con me, che ero sconosciuto, e lui mi aveva detto, un po' sgridando me, che io non c'entravo niente, perché ripeto, non seguo più la Formula 1, non ne scrivo più almeno da una vita ormai, ma che alla primo test della Ferrari l'anno scorso a Barcellona tutti hanno scritto che lui ha detto che la Ferrari aveva una macchina perfetta. Io non ho detto che la Ferrari è una macchina perfetta, io ho detto oggi è stata una giornata perfetta, perché abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto 121 giri, 122 giri, tutto è girato come deve andare, e mi sono detto che è stata una giornata che come deve andare uno quando va a provare. E lui si era molto scocciato, perché poi tutti invece avevano trasmesso che Vettel aveva detto la macchina è perfetta, se è perfetta allora perché non vincono? Chiudo, per dire. Ecco, e dopo, alla fine di questa conversazione, chiederemo al pubblico se qualcuno vuole fare delle domande. Quindi torneremo sulla Formula 1, ma vorrei fare il passaggio volante dalla Formula 1 al mercato, che è la seconda parte del nostro tavolo rotondo. Cioè le autostradali. Le autostradali, sì. Il mercato delle auto. Prima di tutto la domanda abbastanza scontata è se i risultati della Formula 1 hanno un'importanza notevole, media, irrilevante sul marchio che... Sulla visibilità. No. Allora, questo non c'è dubbio, se no tante case non si metterebbero lì a spendere, a investire, e vincere in Formula 1 è difficilissimo, perché si va sempre a cicli in Formula 1. Vince per un bel periodo la Ferrari, poi vince la Red Bull, poi vince la Mercedes, prima vinceva la McLaren, poi c'era la Williams per anni, perché in Formula 1 chi trova un micron di vantaggio diventa un vantaggio enorme, quindi recuperare quel micron, quella piccola unità, è difficilissimo, quindi chi la prende? E abbiamo visto case come BMW, come Jaguar, come Toyota, che hanno speso cifre incredibili non vincendo praticamente nulla, però hanno fatto lo stesso, perché la Formula 1 è, per me, a mio avviso, è veramente un fenomeno unico, perché tutta la gente per strada la vede e dice io mi sono addormentato davanti al televisore. Io posso addormentarmi quando c'è una sfilata di moda o magari una sera che c'è Vespa, non lo so, dico adesso per dire, ma non vado a dire in giro che mi sono addormentato. Tutti sentono in dovere di dire che con la Formula 1 dormono, vuol dire che tanta gente comunque a vedere la Formula 1 ci va e deve sempre sperare di vedere qualcosa che non vedrà mai più, perché la Formula 1
è stato un fenomeno mondiale, è un fenomeno che fa 450 milioni in un anno di spettatori davanti al video, che è qualcosa di pazzesco nel mondo. Non pensiamo solo all'Italia, che adesso è criptata, che si vede meno, ma nel mondo, che è un dato che non si sogna nemmeno, il Super Bowl l'altro giorno, che è l'evento mondiale per eccellenza, ha fatto 100 milioni di spettatori, che sono una pazzia per un evento unico. Ma la Formula 1 ogni 15 giorni, sempre a quell'ora, due volte in settimana, te ne porta a casa alla fine quasi più di 450 milioni, che sono comunque un dato pazzesco. Quindi esserci è un vantaggio enorme, perché il tuo nome lo fai girare, perché la prova c'è, e chi non c'è, che è in colpa che non c'è. E Audi domenicali lascia la Ferrari e va a Ingolstadt e va all'Audi, perché l'Audi doveva entrare in Formula 1. Lui va là, che si potesse dire, adesso dopo anni si può cominciare a dire, comincia a dire anche lui, ma è andato là perché l'Audi doveva entrare in Formula 1. Poi è scoppiato il Dieselgate, un problema talmente grosso che il gruppo ha detto fermi tutti, in questo momento la visibilità non abbiamo proprio tanto bisogno adesso. E dopo lui poi è tornato, di Lamborghini, ha fatto benissimo, perché poi Lamborghini ha chiuso l'anno con tutti i record quest'anno, quindi ben per lui, perché poi a vendere le macchine ci vogliono le macchine. Adesso che Lamborghini ha le macchine, ha fatto il suo, ha fatto i numeri, chi c'era prima di lui non l'aveva e non li faceva, perché nel mondo dell'automobile qui abbiamo gente che ha lavorato tanto, abbiamo chi le vende e chi le ha dirette, come Bracco, Armarone, con Volvo, così. Se non hai i modelli vendi le macchine, se non hai i modelli venderli è fatica. E quindi, però il mondo dell'auto, della Formula 1, quando può ne gode, anche perché i costi della Formula 1 non sono esagerati come noi pensiamo. Cioè i 500-600 milioni che la Ferrari può arrivare a mettere, un po' di più la Mercedes, sono di per sé una cifra che fa spavento, ma guardate che una campagna mondiale fatta con un grande personaggio, Madonna, se dovessi prendere Madonna per fare la campagna mondiale, non pensate che sia una roba che costa pochissimo, costa delle cifre per noi inimmaginabili. Mi diceva Olivier François, che è il capo marketing e capo Fiat, capo marketing del gruppo ufficiale del mondo e capo Fiat mondo, che lo spot che lui ha fatto con Clint Eastwood per il Super Bowl 4 anni fa, lo spot da solo è costato 86 milioni, cioè non 2 lire, uno spot solo per il Super Bowl, non una campagna mondiale, quello spot non è uscito dal Super Bowl e poi ha vinto, quindi non è che farsi far girare il proprio nome, andare sui giornali, essere citati, non sia un vantaggio, e questo chi lo fa lo sa bene. E vorrei tornare proprio su questo argomento a Leo. Tu hai annunciato prima che dal 2000 mi ritiro, sì. Mi ritiro. Tanto Ferrari non vince, annuncio che mi ritiro. Dal 2021 cambierà il regolamento della Formula 1. Sì. Ecco, da quello che sai o che immagini, saranno delle modifiche che tenderanno a aiutare, diciamo così, i cambiamenti che dovranno esserci anche nelle auto di tutti i giorni? Beh, allora, voi sapete che Enzo Ferrari ha sempre sostenuto l'esistenza di una connessione irrinunciabile tra le auto da corsa e la produzione di serie, no? Uno dei suoi mantra era: noi corriamo perché in questo modo sperimentiamo quello che metteremo sulle Ferrari, diciamo, di tutti i giorni, e non facciamo pubblicità, perché ancora oggi la Ferrari, il suo budget, Carlo parlava giustamente di campagne promozionali, la Ferrari ha zero alla voce campagne promozionali, perché come diceva il vecchio, utilizza le corse, nel nostro presente i gran premi, come il suo veicolo di comunicazione. Questa cosa naturalmente sta a cuore anche agli altri costruttori che oggi sono impegnati in Formula 1. Ad esempio, il passaggio all'ibrido nel 2014 è stato voluto fortissimamente dalla Mercedes, che poi ha vinto, ma era d'accordo anche la Ferrari, era d'accordo anche Renault, era d'accordo anche Honda, perché voi sapete quanto grande sia la rivoluzione tecnologica in atto nel mondo della mobilità, no? Oggi
l'ibrido rappresenta la soluzione più efficace in attesa di capire quanto possa essere credibile la svolta elettrica totale. Allo stesso modo, quello che vogliono fare con la Formula 2021 è di ulteriormente avvicinarsi da un lato alle esigenze dei grandi costruttori, che sono poi i quattro che vi ho detto, sperando magari che qualcun altro, prima Carlo ha detto una cosa verissima, Audi doveva entrare in Formula 1, tra l'altro con la partnership con Red Bull, era praticamente tutto definito, poi esplose il Dieselgate e l'operazione saltò, ma c'è tutto l'interesse ad avere altri costruttori di automobili che siano partecipi del business Formula 1 in prima persona. Un'altra cosa, ad esempio, che viene sottovalutata è che adesso la Formula 1 ha deciso che nel giro, non ricordo bene, non subito dal 2021, ma dal 2024, useranno i biocarburanti, cioè non saranno più le benzine di oggi, saranno, grazie alla ricerca, dei propellenti il più possibile ecocompatibili. Quindi tutto questo discorso c'è. È evidente che sullo sfondo si staglia un interrogativo. Mettiamo che abbiano ragione quelli che dicono che nel giro di 20 anni la mobilità sarà tutta elettrica. Io non so se sia vero, ci sono tante problematiche. Lo stesso Marchionne, che poi si era convertito sul finire della sua vita, ma per anni aveva rifiutato di impegnare un Fiat Chrysler sulla frontiera dell'elettrico, perché una volta lo disse anche con me, mi disse: ma guardi che l'energia elettrica per le batterie, per le automobili, continua a essere prodotta in larga parte attraverso i fossili, attraverso il petrolio, il gas, il carbone. Quindi se noi poi rendiamo tutto il parco auto del pianeta elettrico, ma per far andare le batterie dobbiamo bruciare i fossili, le emissioni di CO2 non diminuiranno affatto. Lui diceva questo anche perché non credeva molto nel discorso delle energie alternative, eccetera. Però adesso il trend è quello, vedete tutte le campagne promozionali che le grandi case stanno facendo, cioè Volkswagen stesso dopo il Dieselgate, no? La famosa campagna pubblicitaria che si accende la luce col click e così via, stanno sfornando quasi tutti i grandi costruttori sempre più modelli totalmente elettrici. Se questa è la strada senza ritorno, io vi dico sinceramente che non lo so, perché non ho la competenza per saperlo. Però se fosse così, allora ci dovremmo chiedere, in un mondo dove tutte le auto sono elettriche o addirittura idrogeno, quindi a emissioni zero, avranno ancora senso le corse? Questa è la grande domanda. Adesso sentiremo Carlo che ha diretto 4 ore. Perché ve lo dico? Perché è vero che c'è la Formula E ormai da più di alcune stagioni, eccetera, è vero che, grandi costruttori sono coinvolti e così via, però se vogliamo essere sinceri, io qualche volta l'ho anche guardata perché sono appassionato, non è che si possa definire uno spettacolo particolarmente entusiasmante dal punto di vista della competizione. Il rischio, secondo me, è che se la mobilità diventa appunto tutta green, forse avremo un mondo nel quale delle corse non ci sarà più bisogno, a meno che non diventino, in quella logica lì futuribile, una cosa di nicchia, come dire, no? Cioè, il pugilato c'è ancora, adesso sembra un paragone strano, ma nel mondo moderno, no? La box non è più popolare come un tempo, perché dove le società migliorano i livelli di vita, riducono inevitabilmente il numero di giovani che sono disposti ad andare a rischiare di farsi sfasciare la faccia per guadagnare da campare. Quindi, se voi ci fate caso, negli anni 50, 60, ancora anni 70, il pugilato in Italia, in tutta Europa, era talvolta persino più popolare del calcio. Oggi, e c'è ancora, è sempre la nobile arte, come si dice, ma è una cosa diventata molto di nicchia, no? Anche in paesi in cui conserva un suo fascino. Potrebbe magari restare la tradizione delle corse automobilistiche con motori termici solo per
i gran premi di Formula 1, una roba vintage come il ritorno del vinile, io però sarò già morto, voi siete ancora tutti vivi, e la Ferrari non vincerà nemmeno lì, che sarà un campionato vintage eccetera, e continueranno a vincere quegli altri. Carlo, sì. Carlo, ecco, la tua idea su questa storia delle auto elettriche, allora, fermo restando, dico solo una battuta, io ho visto alcuni gran premi di auto elettriche, sono noi mortali. A me sono bellissime perché fanno sorpassi continui, e se, cioè, diciamo che in Formula 1 non c'è mai un sorpasso, lì si superano, uno parte 18esimo e rischia di arrivare primo, quindi la battaglia c'è, non c'è rumore, questo sì. Tolto questo, però le gare sono molto belle, ma vorrei arrivare a questo. Subito. Mi collego al discorso che ha fatto Leo del futuro. Io ho una mia idea, che peraltro è rubata da qualcun altro più importante che me la disse tanti anni fa, ma fa niente. Noi abbiamo avuto dai millenni anticristo fino ad arrivare alla fine dell'Ottocento, dove l'uomo si è sempre spostato col cavallo, il suo strumento era il cavallo. Oggi improvvisamente il cavallo diventa un motivo solo per divertimento, si va a cavallo perché uno gli piace, lo usa per andare a vedere le gare dei cavalli, che possono essere di velocità oppure di dressage o di quelle cose che sono, quindi l'auto è destinata, l'auto da corsa, a fare la fine del cavallo, cioè diventerà da primo uno strumento essenziale, diventerà uno strumento di divertimento, ma questo io credo che continuerà molto. In quanto alla Formula E, voglio dire questo, io era il 2011, a quattro ruote venne a trovarmi un tizio, che non so neanche chi era, che aveva chiesto questo appuntamento, voleva presentarsi, tale Agag, che è quello che ha messo in piedi la Formula E. Si presenta, mi dice, io ho delle idee molto chiare, secondo me, cercavo di spiegare, convinci, voleva fare questo campionato, dice, se io riesco a dimostrare tre cose, che le macchine elettriche possono andare forte, che le macchine elettriche possono essere divertenti e che le macchine elettriche possono girare in centro città, se io riesco a dire questo, che è la chiave dell'auto elettrica, io avrò tutti i costruttori dalla mia. Io mi ricordo che è andato via, mi ero preso questi tre appunti e ho detto, vabbè, adesso questo qui, ha nove costruttori e di fatto il decimo è un costruttore anche questo, che è lì e non è ai posti chiusi, se no ci vogliono andare tutti, lo stesso Marchionne voleva andarci con la Maserati, perché lì si porta avanti una comunicazione, perché comunicare l'auto elettrica è veramente difficile, perché io da anni seguo questo tema qui, per tutti noi l'idea è bella, nel senso che la macchina non fa rumore, la macchina non puzza, la macchina è facile da guidare, c'è un cambio presa continua in tanti casi, può fare tutte le cose, tutto è semplice da riparare, non ha pippe. La paura che uno ha è, in testa ce l'ha, perché poi oggigiorno non c'è più questo pericolo stretto, ma se io sto uscendo dall'ufficio e mi dicono guarda che tu vai in ospedale, ma io ce l'ho i chilometri per andare in ospedale e tornare via, questa è la preoccupazione che mette uno, la gente in testa che perde un minuto al distributore, fa benzina e fa 1000 chilometri, di là perde un'ora per fare 80 chilometri magari, questa è una cosa molto difficile da fare. Questo volevo dire una cosa per esperienza personale, io ho due figlie, la più grande fa la pediatra, e pur facendo la pediatra si fa pagare l'automobile dal paparino, ha voluto l'auto elettrica, la Zoe, la Renault, perché lei vive a Modena, a Parma ci va in treno, ovviamente, l'ospedale a Parma è vicino alla stazione, ed è felicissima di questa auto elettrica, perché quando deve andare al supermercato piuttosto, ci sono le colonnine almeno a Modena dappertutto, per cui lascia la macchina in ricca, non ha neanche bisogno di dover mettere l'impianto nel garage di casa, intanto lei va a fare la spesa, eccetera. La figlia più giovane, che conoscendo bene il padre, è laureata in neuroscienze per potermi curare, no? Però lavora come ricercatrice all'Università di Cesena, anche lei si fa pagare la macchina dal papà, ma facendo avanti e indietro, spesso da Sassuolo a Cesena, ha detto papà io però la prendo ibrida,
perché l'elettrica, sì, ci sono delle macchine elettriche che arrivano a 300-350 km di batteria, no? Diciamo di autonomia, ma se estate fai andare... Se preso libero per andare a Cesena va a benzina. Questo io spero di no, perché no, questo non è stato consistente. Ma no, lei dove? Ma io ero faccio, lei dice che con la Toyota Corolla no. Con la nuova, ti farò parlare con lei, io non lo so. Comunque no, è per dire che è così. Cioè, io ad esempio domani mattina devo andare a Sky televisione, andare e venire da casa mia sono 360 km. Se ho un'elettrica mi devo fermare per strada anche per un'ora per ricaricare, perché non c'è un'elettrica che ha quell'autonomia lì. Capisci? Però insomma il futuro inevitabilmente. Non so quando, non so che giorno, per tanti motivi. Oltre 20 anni, ha detto lei, tende ad andare a una soluzione elettrica, idrogeno, soprattutto sono soluzioni. Perché se andiamo verso la guida autonoma, che è indispensabile, che arriverà tra 10 anni, tra 5 anni, in paesi come l'America è molto più facile perché hanno strade, non hanno città medievali con i problemi, così, ma dovrà venire assieme al 5G, addirittura nel 2030 arriverà il 6G, che sarà addirittura con i sistemi quantistici che andare, quindi sarà un'evoluzione che potrà governare tutto. La macchina autonoma, la guida autonoma deve venire, perché noi dobbiamo andare verso la mortalità zero, l'obiettivo è quello, e per arrivarci c'è un sistema che non guidi l'uomo, perché non c'è niente da fare, perché l'uomo un giorno è arrabbiato, sta litigando con la moglie, telefona un altro, gira le scatole, si distrae, l'uomo mette sempre dei rischi che il computer tendenzialmente mette molto molto meno. Non è che noi vediamo che oggi un pilota d'aereo mediamente su un volo intercontinentale guida per 7 minuti, basta, tutto il resto lo fa l'aereo da solo. Noi andiamo, ci affidiamo al treno, pensate alla gestione, di una stazione come quella di Bologna, scambi, binari, giri, che è tutto fatto con un sistema computerizzato, noi ci fidiamo tantissimo, guidiamo le automobili tutti i giorni che sono fatte con i robot, non sono fatte dall'uomo, eppure ci fidiamo e andiamo a 200 all'ora, cioè, abbiamo solo tendenzialmente un pregiudizio verso la macchina che fa da sola, perché ci sentiamo tutti piloti, perché siamo cresciuti con 100 anni di un paese evoluto, che là dove l'automobile è sempre stato un mezzo di, anche di posizionamento, significava tante cose la macchina, e quindi pensiamo di saper fare tutto noi. Non a caso tutte le case automobilistiche sfruttano per i nuovi sistemi di sicurezza, quelli che stanno studiando, usano sempre la Cina, perché c'è una popolazione che non ha la cultura della guida e quindi si affida tranquillamente ai sistemi che ha, e li posso ricordare, perché da noi la prima roba che fa uno che guida un po' bene è stacco tutto, perché io no, ci penso io quando freno, ci penso io quando devo, cioè, non abbiamo la cultura di metterci in mano a qualche cos'altro. Per uno che ha la mia età è anche normale che sia così, è anche divertente, perché noi in macchina siamo divertiti. Oggi divertirsi in automobile girando per strada è veramente difficile, vi assicuro che io che ho fatto per 12 anni Bologna-Milano con 4 ore in giro, insomma, sei sempre in colonna, sempre dietro un traffico anche velocissimo, perché il traffico del lunedì mattina, del venerdì sera sull'autosole è un traffico pazzesco, ma tutti a 7000 all'ora, però sei sempre con un'angoscia. Se da aggiungere anche una cosa, Carlo, visto che ho parlato delle mie figlie, per noi, la nostra generazione, tanti che sono qui stasera, l'automobile significava indipendenza, libertà. Cioè io sono del 60, in quell'epoca là, quando arrivavamo a 18 anni, avevamo una fretta furibonda di prendere la patente. Volevamo l'automobile, se papà non ce la poteva comprare, volevamo usare la sua. Oggi guardate che non è più così per i ragazzi, eh? L'automobile, quando arrivano alla maggiore età che possono prendere la patente, non è più la priorità, perché la priorità sono diventate queste cose qui per loro. Sì, anche perché la macchina costa. No, costa certamente, ma sì, ma costa una sola volta. Guarda, è una mentalità, io lo vedo, ripeto, da genitore, è una mentalità diversa.
noi avevamo nell'automobile, infatti il grande Galbraith, uno dei più famosi economisti testa d'uovo che lavorò nel governo del presidente Kennedy, chiamava l'automobile le pinne dell'uomo moderno, no? Era una definizione che piacque tantissimo ad Enzo Ferrari, perché allora era così ed è stato così grosso modo fino a una ventina di anni fa. Io adesso vedo che non è più un tempo che un diciottenne, il primo desiderio, maschio o femmina che fosse, era prendere la patente nella speranza di avere la propria automobile, perché l'automobile significava indipendenza, significava autonomia e quindi significava libertà. Adesso il concetto di autonomia, libertà e indipendenza nelle nuove, nuovissime generazioni non passa più per l'autovettura. Sì, è vero, verissimo questo qui, anche perché io ero ragazzo, e qui c'è qualcuno della mia età, lo ricordo bene, io arrivavano voci dai paesi scandinavi che i ragazzini con la ragazzina stavano in camera al piano di sopra, i genitori sotto, e diciamo, è pazzesco, ma vabbè, questo mondo cos'era? Oggi nessun genitore non è contrario, anzi è molto più pericoloso, vanno in camporella, diciamo, chissà cosa può succedere, vengono bene a casa, usciamo noi, torniamo tra tre ore, siamo più tranquilli. Ci ha messo 50 anni per arrivare a questo, ma io mi ricordo negli anni 50 era tutto un altro mondo, la macchina era indispensabile per fare mille cose, anche questa, per stare in intimità, per tirarsi via, per raggiungere qualcuno lontano, per andare al bar. Oggi la gente va in macchina e telefono, poi arriva al bar e sta zitta, è cambiato, c'è poco da fare, sono tutti lì seduti indipendenti con lo telefonino, quando guidano si parlano, si comunicano quando sono lì. Vabbè, comunque il futuro è difficile vederlo, io se ci penso che sono 12 anni che sono arrivati fuori questi smartphone, questi telefoni che facciamo tutto, la velocità che è arrivata in parallelo a cambiare le cose, anche a chi ha seguito questo mondo, è stata pazzesca. Io facevo l'inviato per Autosprint ancora nel 79 per i rally, io ho iniziato nel 70, nel 79 ancora dal Portogallo e dalla Grecia per telefonare il resoconto di una gara. Ci voleva 5 ore di attesa e noi rollavamo, quando chiedevamo una cosa al corno, un PSV, come si chiamavano così, rollavamo il telefono mentre il centralino ti chiamava, al tuo centralino, di sì, perché se quello che non capiva il centralista metteva giù, aspettavi altre 5 ore. Cioè, io dettavo, perché una volta c'erano i dimafonisti, so bene, si dettava, io seguivo il mondiale rally e l'ho fatto per tantissimi anni questo, da tutto il mondo. Voi pensate a un ragazzo di oggi che gli si dice, adesso ti dico la classifica del rally di Svezia, primo Valdegar Torzellus, Vudo Prancona, Livorno, Dono, Sola, Ford Escort RS 1.44.52, secondo Nicola Milano, Italia, KKO, Otranto, Livorno, questo però è una cosa che devo dire, quello ho dovuto fare anch'io, perché tu ti spacci per troppo vecchio, perché ho cominciato che era così. Però vi racconto un aneddoto, dato che l'altra sera mi hanno chiamato Aldo, Giovanni e Giacomo a presentare il loro film a Modena, no? Quindi insomma, ma questo che sto per dirvi è vero a proposito del dimafono. Non sono io il protagonista, un collega che non citerò. Allora, nel 1983 Luciano Pavarotti, il tenorissimo, interpreta un film bruttissimo peraltro, che si chiamava Yes Giorgio, che era un film, non un documentario, dove praticamente era la sua storia, ma lui nel film faceva un personaggio che si chiamava Giorgio, era la storia di un tenore. Pavarotti, pur essendo una figura planetaria, era legatissimo alle sue terre, alle mie terre a Modena, e quindi impone alla produzione, che era britannica, che la prima mondiale del film si faccia a Modena. A Modena al tempo, come ovunque, peraltro non c'erano le multisale, c'erano ancora i cinema. Scelgono un cinema proprio in pieno centro di Modena, vicino all'università dove io mi sono poi laureato in giurisprudenza, e naturalmente viene predisposto come una sorta di tappeto rosso all'ingresso di sto cinema. Pavarotti era ancora sposato con la moglie,
perché arrivava Pavarotti con la famiglia, l'allora sindaco di Modena, tutte le autorità, eccetera, e il resto del Carlino, io lavoravo già in redazione a Modena, manda questo collega per fare il servizio, come si dice in gergo, di colore, no? Cioè raccontare, c'era questo, c'era quello, eccetera, no? E ancora nell'83 ha detto bene Carlo, bisognava, soprattutto per gli eventi in notturna che non si poteva, non si faceva in tempo a tornare in redazione, bisognava chiamare al telefono il dimafonista, eccetera. Questo collega va, poi dal telefono, non questi che non esistevano, un telefono a gettoni, chiama i dimafonisti del resto del Carlino a Bologna, e nella sua frase dice: a tal ora arriva il maestro Luciano Pavarotti, virgola, con la moglie Adua, come lui la chiama dolcemente, perché la signora non si chiama Adua, è un soprannome che veniva da riferimenti all'opera lirica. E adesso qui il dimafonista, quello che registra la chiamata e tutto, e poi trascrive il pezzo, ovviamente in fretta perché era sera inoltrata, insomma, fatto sta che alla mattina io aprivo la redazione, ero il garzone di bottega, ero praticante, arrivo in ufficio alle 10, 10 e mezza, c'era l'impiegato, un impiegato mi dice: oh, ma Leo, meno male che sei arrivato qui, è mezz'ora che squilla il telefono in continuazione, chiedono la redazione qui là, adesso prendi le tue telefonate. Ah, sì, dico, passamele pure questa telefonata. Ecco questa telefonata, e uno dice: pronto, era meridionale, dice, e il resto del Carlino, dice, sì, dice, senta, ho appena finito di leggere l'articolo sulla prima del maestro Pavarotti a Modena, ma veramente lui la moglie la chiava dolcemente? Perché un errore del dimafonista, la M era diventata la V di Verona, era una consonante, nessuno se n'era accorto, uscì così sul giornale, fu un inferno. All'epoca non c'erano i social, tutto il giorno mi sono me a fare quello, rispondi tu e spiega che è un errore di stampa. Il tenorissimo, che era una persona squisita, ma si imbelvì, perché andare a spiegare, per fortuna non dovetti farlo io, che era stato un errore, facciamo di dentatura, di trascrizione, così, che non c'era nessun intento diffamatorio, che per carità, per, diciamo, per dirvi davvero, oggi, ha detto bene Carlo, con le nuove tecnologie, l'era digitale, eccetera, una cosa del genere è impossibile, è meglio, considerato l'episodio a cui ho fatto riferimento, però è anche vero che questa tecnologia, Carlo l'ha detto benissimo prima quando dice, la gente si parla in macchina tramite telefono, poi arriva al bar e non parla con nessuno perché smanetta sul cellulare. Cioè è un paradosso, non mi è capitato di scriverlo spesso sul giornale, eccetera, ma io credo che questa era della connessione permanente stia invece generando una solitudine, no? Che è qualcosa di veramente malinconico. Cioè voi guardate questi sui social, diciamo 5.000 amici, 7.000 amici, eccetera, no? Mettono i like, questo sopra e sotto, poi se hanno un problema vero, che sia di salute, familiare, eccetera, non sanno con chi parlare. Abbiamo divagato troppo, cioè, la parola Carlo, poi dopo mi arrivo al telefonino. A questa cosa qui, nel 1982, Gianni Agnelli aveva già il radiotelefono in macchina con un'antenna lunghissima ed era l'unica ad averlo, e De Benedetti, che era stato un periodo che era lì con lui, aveva un fastidio totale perché Gianni Agnelli aveva il telefono in macchina e lui non l'aveva, tanto fare, tanto briga, che riesce dopo qualche mese ad avere anche lui il telefono in macchina, e mentre va in macchina chiama Gianni Agnelli: pronto Gianni, sono qui, volevo dirti, ah scusami, sai, ma sono sull'altra linea. Agnelli, che ne aveva due, come il progresso è partito.
quindi capire dove va l'automobile. Guardate, negli anni 50 tutti facevano, pensavano che nel 2000 le macchine avrebbero volato, le strade si incrociavano nell'altra, c'erano tutte queste cose, è arrivato il GPS che nessuno poteva immaginare, è arrivato il sistema che fa sì che guidare la macchina è facilissimo, perché oggi, ci fate caso, tutti sono capaci di partire in salita, la macchina è tutto, c'è lì l'onda, tutti, ma io, ve lo ricordate, per anni vedevi al semaforo, capivi chi sapeva guidare e chi no, e li cominciavano a sudare, freno a mano, poi frizione, poi mollare a partire, e quelli tutti disinvolti soltanto per pedali andavano via benissimo. Cioè, il mondo è cambiato non come ce lo immaginavamo, è difficilissimo per tutti quelli. Io ho avuto la fortuna, fino a poco tempo fa, perché ormai anch'io comincio a tirare i remi in barca, ma di parlare con tutti i presidenti anche mondiali dell'auto, così la confusione c'è ed è grande. Questo è un momento di grande confusione, perché tutti stanno parlando adesso dell'elettrico, perché devono scappare via da una tecnologia che verrà penalizzata dalla politica, e la politica è tremenda in queste cose, perché agisce senza sapere come viene bene. Molte volte la gente accetta, ogni tanto un problema che verrà tra 10 anni, le norme che entrano in funzione, in vigore adesso, che entreranno nel 2021, quelle sono decise 10 anni fa, e l'ACEA, che è l'associazione dei grandi costruttori di automobili mondiale, ha subito, perché tanto chi c'era ha detto, ma tanto sarà poi un problema di chi verrà, non devo stare. Ma adesso i problemi ci sono. Quando le case vi dicono, e leggete, abbiamo scelto di non fare più la motorizzazione diesel, faccio un esempio, perché vogliamo andare per la macchina pulita, vi stanno dicendo, perché fare i motori diesel come vogliono costa tanti soldi che non li abbiamo, e allora ripieghiamo sulla cosa più semplice. Ricordatevi che i messaggi vanno sempre letti in tante maniere, e questa è una cosa molto difficile da spiegare alla gente, perché dove andremo la confusione è totale. Noi abbiamo visto un mercato dell'auto che l'anno scorso a dicembre ha fatto un numero molto alto, ha fatto un più 12, che è un dato altissimo, e tu ti dire, beh, si è ripreso il mercato. No, semplicemente perché dall'inizio di quest'anno si pagano le multe sulle macchine che vanno fuori le misure ambientali. Morale, tutti hanno venduto e provato a vendere tutto il possibile entro l'anno delle macchine che non c'erano, e questo già a giugno, io l'avevo scritto in un mezzo perché tutti me l'avevano detto, guardate che sarà un dicembre fenomenale, perché bisogna liberarsi di un parco che comunque ti fa pagare multe. Tutto quello che noi vediamo, ne abbiamo una visione di qua elementare, ma dietro c'è sempre un disegno, c'è sempre qualche cosa, e quindi non... Abbiamo ancora qualche minuto per le domande, prego. Posso? Sì. Intanto ringrazio a nome del Consiglio Direttivo i nostri ospiti, grazie per la disponibilità, per essere venuti, per gli interventi interessanti. Due domande. Uno per il dottor Cavicchi, mi sembra di capire che quindi lei non comprerebbe un diesel, no, se dovesse domani... Io ho appena comprato un diesel, io la macchina non la compro da anni, allora, diciamo pure, fino a 6 mesi fa, addirittura non avevo bisogno perché ero a casa piena di macchine, quindi, ma mia moglie la comprava e ho sempre preso la macchina, diciamo... mia moglie aveva una Ford, sempre, ogni 2 anni la cambiava la mezza macchina, ma bueno, vale. Adesso ho comprato una macchina, ma anch'io con un noleggio da 2 anni, perché oggi il mondo di pensare l'investimento di una macchina con quello che costa un'automobile e le altre forme alternative possono far sì che tu non vai, magari ci rimetti anche 1000 in 2 anni, 2000 euro, chi fa i conti non è il mio tema. Ma io non metto fuori 50.000 euro per una macchina, ma ne metto fuori 350 al mese, che bene o male mi fa tutto un altro effetto. 50.000 per una macchina che rimane ferma per il 95% del tempo. Che sta ferma? Allora, è chiaro che il discorso che lei mi pone così è che ci sono soluzioni oggi che bisogna studiarle e come andare, ma il diesel io con questo sistema qui non ho nessun problema, perché se tra 2 anni il diesel non gira più, la ridò indietro, sarà un problema del costruttore che me l'ha data, non è più un problema mio. Grazie. E invece per il dottor Tosini, questo che una domanda che potrebbe esulare dal tema ambito puramente motoristico, ma in realtà poi si inserisce in un discorso di bolognesità e di sport bolognese e internazionale. Io ho tre passioni, tra le altre tomba,
Tomba, Battisti e la Ferrari. Tomba, lei è il mio clone. A mio parere, Alberto Tomba, io ho 50 anni, è stato lo sportivo italiano migliore, più grande, più talentuoso, più tecnicamente entusiasmante, e a mio parere non gliene viene dato atto, men che meno Bologna, che lo considerano un pochino. Guardi, io lo dico subito che sono d'accordo con lei al 100%, anche per una ragione personale. Io ho seguito tutta la carriera di Tomba, dalla prima all'ultima gara. Prima parlavamo di quando non c'erano i telefonini. Io mi ricordo benissimo il 23 dicembre del 1984, ero in redazione a Bologna, ero il garzone di bottega, il più giovane di tutti. Tra l'altro fu una domenica molto triste, perché poi sul tardi arrivò la notizia che c'era stato un attentato al treno, eccetera. Ma prima, verso le 6 di sera, allora non esisteva niente, con le agenzie, i fogli delle agenzie, arrivò una notiziola di tre righe che diceva: un bolognese vince a sorpresa il parallelo di Natale. Siccome erano già trascorsi molti anni dall'epoca gloriosa della Valanga Azzurra, Gustavo Teni, Grossi, eccetera, di sci non si voleva occupare nessuno nei giornali, perché era una roba da poche righe. E il capo servizio dello sport del Carlino guardò verso di me, perché ero appunto il più giovane, e mi disse: ma guarda, leggi sta cosa qui, vedi se c'è da tirare fuori un pezzo, un bolognese che vince nello sci. E io lessi queste tre righe, cioè, il 18enne Alberto Tomba della squadra C ha vinto. E allora dissi con il capo servizio: qui l'unica cosa, però, cioè, bisogna trovarlo questo, cercare di avere un'intervista. E con dei giri che non potete immaginare, un amico, un conoscente, infine la famiglia, mi dissero in che albergo la nazionale italiana juniores alloggiava a Milano, e alle 9 di sera trovai Alberto Tomba all'Hotel Brun di Milano, che casualmente era di proprietà, tra l'altro, dell'editore di Mondo. Ed è la prima intervista che Alberto Tomba ha mai rilasciato e abbia fatta con me. Aveva 18 anni. Io ho avuto il piacere, ripeto, di raccontare tutta la sua epopea. Lui è stato un campione unico, è stato in grado di scatenare degli entusiasmi che non si vedevano da tantissimo tempo. Tra l'altro, proprio quando lui iniziò a imporsi a livello globale, nacquero i sistemi di rilevazione degli ascolti televisivi, l'Auditel, che c'è ancora oggi. Le sue gare, io mi ricordo un martedì, eravamo da Del Bodo, un martedì feriale, non festivo, eccetera. Lui era in testa del gigante dopo la prima manche, la seconda manche trasmessa alle 13, giorno lavorativo, fece 7 milioni e mezzo di telespettatori, c'è una cosa folle. Quando gareggiava la sera in America o in Canada per via del fuso, faceva 15 milioni di telespettatori. Quindi la sua osservazione sacrosanta. Aggiungo che alla fine del 1999 la Gazzetta dello Sport fece un referendum per proclamare lo sportivo italiano del Novecento, e vinse Fausto Coppi, arrivò secondo Enzo Ferrari e terzo Alberto Tomba, che si era ritirato da poco. Sono anche d'accordo quando lei dice: ma non gli viene riconosciuto questo, però vede, è un discorso molto più ampio, purtroppo non solo sullo sport. L'Italia è un paese che non ha memoria, lei ci faccia caso, certe grandi figure anche del mondo della cultura piuttosto che dell'imprenditoria, eccetera, se c'è l'anniversario tondo della loro scomparsa vengono celebrate, poi magari suscitando anche polemiche, pensi adesso ai 20 anni di Craxi, il film Mamet e così via, ma in mezzo c'è una tendenza all'oblio. Ma non, per non parlare di Tomba, lei ha mai più sentito parlare di Vittorio Gassman? Probabilmente è stato il più grande attore italiano del Novecento tra teatro e cinema, no? Ma ammirato, riverito in tutto il mondo. Si conosce il figlio,
perché fa l'attore anche lui, non ai livelli del padre, e il nipote perché credo sia anche al Festival di Sanremo, non lo so, qualcosa del genere. E questo vale per tutto. Non penso nemmeno, guardi, che sia colpa nostra, dei media, perché invece, devo dire, i giornali, le televisioni, da questo punto di vista sono abbastanza attenti. È proprio l'italiano medio che non ha, e all'estero, io ho girato tantissimo per il mio lavoro, non è così. Cioè, non le voglio citare il caso del povero Kobe Bryant, perché si era ritirato da non moltissimo tempo, ma negli Stati Uniti, oggi per dire, dato che Paolino è stato un grande nel basket, eccetera, Jordan o Magic Johnson, che hanno smesso 20 o 30 anni fa, sono comunque presenti nell'immaginario collettivo, e lo stesso in altri paesi europei. Se lei va in Svezia, ad esempio, Stenmark o Borg sono considerati delle leggende. Noi italiani questa cosa qui non ce l'abbiamo, non so, adesso ci vorrebbero degli esperti in sociologia per spiegarla meglio. Ultimissimo particolare, a questo, diciamo così, sbiadire della memoria ha contribuito un po' anche Alberto, perché lui poi, quando ha smesso, io ho rispettato moltissimo questa sua decisione, si è volutamente chiamato fuori da tutto, cioè non ha accettato incarichi in federazione, non ha accettato le proposte del CONI, cioè non ha voluto, diciamo così, rimanere nell'ambiente, ripeto, una decisione rispettabilissima. Lui voleva vivere la sua vita, insomma, da persona normale, e quindi oggi siamo 2020, ha smesso 22 anni fa, vincendo proprio l'ultima gara a cui ha partecipato a marzo del 98, e lei capisce che tutti quelli che sono sotto i 30 anni, essendo lui sparito dalla circolazione, non lo sanno chi è, non sanno chi è stato, questo è così. Ma io vorrei, dico solo una cosa su queste cose, vorrei dire addirittura che Tom è stato il più grande atleta che l'Italia abbia avuto, in senso assoluto, considerando tutti gli sport, però ogni atleta deve anche sapersi, purtroppo, reclamizzare il proprio, e Alberto è sempre sfuggito a questa pratica. Facciamo un esempio molto più di uno sport, il calcio. Ronaldo e Messi. Ronaldo, dal punto di vista dell'immagine, vale 10 volte Messi. Se Messi fosse stato ingaggiato in Italia, non avrebbe avuto l'eco che ha avuto e ha Cristiano Ronaldo. Per cui, aspetta, perché adesso lo compriamo noi dell'Inter, verrai. Detto questo, un'altra domandina e poi dopo chiudiamo la serata. C'è qualcuno? Io. Una domanda. Aspetta. Tornerei alla Formula 1. Sì, anche io. Hai parlato di pilota. Esatto, il pilota è indispensabile per vincere. Però oltre al pilota serve la macchina. Voi che siete del settore, che avete conoscenza, un po' di dire. Ma abbiamo in Ferrari qualche cosa da poter tirare fuori che ci riporti quasi a livello di Mercedes? Perché Mercedes ha vissuto di rendita, visto che l'ibrido loro lo studiavano già da 3 anni prima. Quando è diventato regolamento, loro erano avanti con le ricerche, con gli studi, e hanno spinto perché l'ibrido entrasse nella macchina da fuori. C'era anche la Ferrari. Adesso abbiamo comunque un gap da riempire. Non ho capito la domanda, guardi, io le dico quello che risulta a me, poi naturalmente è tutto da... Sul piano del motore, la power unit, l'ibrido, la Ferrari ha colmato il buco, nel senso che anche nell'ultima stagione il motore che, per dirla in maniera insomma spiccia, aveva più cavalli era il nostro. È un problema di aerodinamica che rimane. Se lei l'anno scorso controllava i dati su ogni giro di pista, magari la Ferrari sui rettilinei era decisamente più veloce, ma perdeva 2 decimi a ogni curva, perché non riusciva nei tratti guidati a scaricare quella potenza mantenendo stabile la macchina. È lì che debbono trovare la soluzione.
Sì, sì, ma è che... Ovviamente le moto, la Ducati, più o meno velocissima, è problema. Chi ha un vantaggio se lo porta dietro per molti anni, non c'è da fare in Formula 1 perché, ripeto, siamo sempre andati per blocchi di vittorie. Il caso che ha vinto Button con la macchina nel 2009 è un'eccezione, con la macchina Lavron, così che, però mediamente si va sempre per cicli, perché chi ha un vantaggio se lo porta sempre, perché parte sempre dalla posizione più in alto, perché ripeto, le differenze oggi, ma oggi già da 30 anni, sono talmente piccole tra una macchina e l'altra. Se voi pensate che non nel 2019, nel 2018, nella pista più leggendaria del campionato, che è Spa in Belgio, c'è una pista lunghissima come tempo, abbiamo avuto 12 piloti in 7 decimi, i primi 12, è una roba spaventosa, perché come si misura quando uno dice 12 macchine, tra 1 e 2 ci sono 10 decimi, c'erano 12 macchine in 7 decimi, quindi le macchine vanno tutte uguali, è la differenza che la fai dopo, nell'arco della gara, e quel poco diventa in frettissima tanto, e fa la differenza. Chi è davanti? La Ferrari ha avuto 5 anni di dominio, 6, perché fondamentalmente anche nel 99 la Ferrari aveva dominato, poi si fece un incidente di Schumi e non si vinse il mondiale, e poi non si è vinto dopo con Schumacher che ha rotto l'ultima gara con il primo di Alonso, però la Ferrari ha avuto dei domini talmente lunghi che non c'erano gli avversari, perché chi ha un vantaggio, prima di tirarglielo via ci vuole tanto. Io sono direttore autoscuola nell'84, la Ferrari aveva smesso, l'ultimo campionato di piloti l'aveva vinto nel 79, ho smesso 15 anni da direttore nel 99, nel 2000 la Ferrari ha vinto. La prima roba che ha detto il mio amico, mi piace dire così, che è Luca Montezemolo, che mi ha chiamato: oh, meno male che si è tolto dalle balle, perché finché c'è tu non vincevamo mai, quindi ci si attacca tutto nella Formula 1. Quindi... Angelo Maresca, poi Pucci. No, è troppo ghiotta l'occasione di avere persone come voi che mi possano rispondere a una domanda che mi pongo spesso io, essendo oltretutto detto ai lavori. Perché questa criminalizzazione dell'auto che, da quello che leggo, rappresenta solo il 14% dell'inquinamento? Ci sono tante altre fonti che inquinano, che non vengono perseguite, non vengono criminalizzate, perché la macchina l'abbiamo tutta, perché è un bersaglio facile da vedere, da toccare, da scriverci sopra. Io quando entro dentro a un ufficio pubblico, quando va bene ci sono 24 gradi. Il riscaldamento non è un inquinamento, no, tutto addosso all'auto. Ma questo è una cosa che cercavo di dire prima, anche con colpa del mondo dell'auto. Perché se c'è un settore nel mondo che in 40 anni ha fatto progressi continui per abbattere qualche cosa, nessun altro mondo ha fatto questi sforzi che a noi sembrano piccoli, ma il passaggio da Euro 4 a Euro 5, da Euro 5 a Euro 6, da Euro 6 a 6.2 è stato un costo per il sistema incredibile, però lo si è fatto e si dovrà andare a fare, ma è facile bastonare lì, perché c'è tutto un sistema politico che si basa molto sulla cosa più facile, per andare a dire che a Roma le macchine Euro 6 non possono girare, poi girano gli autobus che sono degli Euro 3, e allora mettiamoci un problema, però dire cambiamo tutti gli autobus non si può dire tutti cambiamo le caldaie, bisognerebbe dire chiudiamo le pizzerie a legna, perché purtroppo il forno a legna delle pizzerie è una delle cose più inquinanti che c'è. La miniamo tanto con le polveri sottili che si muovono, l'acqua a Milano ha fatto tutti i controlli, il punto dove c'è il massimo delle polveri sottili è la stazione della metropolitana, perché sotto non c'è vento e i mezzi della metropolitana con quei freni generano una quantità, però come si fa ad andare a colpire? Togliamo le metropolitane, è un problema un po' ideologico, comunque facile, la macchina a colpire è facile. Musica. Allora, faccio una domanda a tutte e due, a lei ho una. Io ho letto che la Mercedes quest'anno, anche considerando il fatto che tu hai già evidenziato che per un anno cambia tutto, la Mercedes non è tanto andata a inseguire la velocità di punta e quindi la potenza del motore, consapevole che la Ferrari è avanti.
ma ha stretto il gruppo termico e ha dato più sull'aerodinamica, perché secondo, come è stato dimostrato, ormai i mondiali si vengono in curva, sia nella MotoGP che in auto. Ecco, questa scelta tu come la vedi? Ma sai, Mercedes ha dimostrato, lo ricordavamo anche poco fa, che ha un vantaggio, almeno sulla Ferrari, sulla Red Bull non lo so, ma ha un vantaggio aerodinamico consistente, stando ai dati ultimi della passata stagione. Quindi è naturale che proseguano in quella direzione lì. Il problema per loro si potrà eventualmente porre nel caso in cui, come dicevo rispondendo a un altro amico, la Ferrari trovasse un'aerodinamica tale da garantire di stare davanti alla Mercedes o di potersela giocare anche su piste guidate con tante curve. È come un'equazione, capito? A più incognite. Stiamo a vedere. L'altra cosa, Carlo, invece, anche perché sei interessato direttamente, interviene. Pensi che l'elettrico sia frenato nella Formula E, diciamo, adesso stanno migliorando, ma l'ha fatto delle batterie, prima addirittura della metà gara doveva cambiare macchina e questo non era assolutamente bello. No, adesso però invece, adesso con le batterie, batterie al litio stanno migliorando. A me piace moltissimo la Formula E, invece quando vanno fuori e passano su quelle cose, si ricaricano, quelle splendide. Sì, no, ma perché il futuro, cioè, poi a me piace la Formula 1, ovviamente, sono malato di Formula 1, anche se non ho problemi a dire che la Formula 1 è sempre stata noiosa. Lo dico da appassionato matto, perché se noi ci pensiamo, se noi chiediamo a 99 persone su 100 appassionate, raccontami un sorpasso in Formula 1, ti parlano ancora di Villeneuve Arnoux, che era il 79, quindi però a me piace perché c'è tanta tecnologia, perché i piloti sono bravissimi, che fanno robe incredibili. Io mi ricordo che nell'85, da direttore di Autosprint, facevamo una doppia pagina con una vignetta di matitaccia sera, dove era piena di Z. C'era Poltronieri che parlava, Palazzoli e Zerniani addormentati sui piedi, zitto, perché c'era la formula consumo, i piloti arrivavano a spinta le macchine, cioè abbiamo visto delle robe incredibili, però resta il fatto che la formula ti prende perché c'è dentro della tecnologia, c'è dello studio, c'è del coraggio, che il coraggio è sempre una cosa importante. Poi ci sono stati nella sua storia grandissimi piloti e grandissimi personaggi, perché adesso non si... Oggi purtroppo i personaggi sono quelli che mancano di più. Un Ferrari è insostituibile. Io sono arrivato che ero troppo giovane per lui, perché lui era già alla fine della... Io mi ricordo che la prima copertina che ho fatto, e chiudo qui, da direttore di Autosprint, era ottobre dell'84. La Ferrari era a provare a Imola e aveva rotto, avevano portato la macchina dentro i box col fumo. Io misi in copertina, la mia prima copertina al direttore, chi fuma veleno anche te, digli di smettere. Martedì mattina alle 9 con il telefono è pronto, solo Ferrari, sì, in piedi. Il commendatore mi dica, Caricchi, non abbiamo cominciato mica bene, sa? Scusa, sono due cose simpatiche che hanno tirato fuori loro. Io ho cominciato prima di loro a fare giornalista, per cui quando telefonavi ai dimafoni, non solo a mezzanotte e mezzoluna piangevi, pregavi che arrivasse la chiamata, ma se dettavi e non stavi in misura, ti rompevano le scatole non poco. Invece Scalera, collega nostro, mi ricordo che mi ha raccontato che una volta a Sepang, in mezzo alla foresta, con un'acqua che Dio la mandava, in monsone, sotto un ombrellone, col cellulare, ha mandato il servizio a Roma in 3 secondi, ha spinto il tasto, tac, è andato direttamente a Roma. Pietro. Grazie. Buonasera, un ringraziamento anche da parte mia, è stata una serata molto piacevole, cose assolutamente molto interessanti e condivisibili. No, un appunto sull'elettrico, perché anch'io ho detto ai lavori, effettivamente con questi dibattiti conviviamo tutto il giorno. È sbagliato secondo me pensare che l'elettrico possa essere una soluzione a tutto, perché 300 km di autonomia possono essere pochi facendo dei tragitti lunghi, ma per una macchina da città va benissimo, quindi nelle zone a traffico limitato, nei centri storici è sicuramente un'ottima soluzione. Secondo me è sbagliato puntare tutto sull'elettrico, un po' per tornare a quello che diceva Marchionne della sostenibilità poi di tutto.
un punto sui dati di mercato che citava prima Carlo, che in effetti il picco che c'è stato a dicembre l'abbiamo poi pagato a gennaio, perché meno 6 sul mercato globale, il mercato privati, che è quello che ci interessa di più, ha fatto un crollo del 14%, viceversa invece, ed è l'appunto positivo, è cresciuto del 18% il noleggio. Quindi una soluzione, sicuramente lo confermo, in un periodo di transizione è considerare di noleggiare l'auto piuttosto che acquistarla. Questo va incontro sia alle esigenze magari del neopatentato, che non è più interessato, come diceva prima Leo, alla proprietà della macchina, ma a esigenze magari mutevoli. Quindi noi, come detti ai lavori, spingiamo molto per questa soluzione, che ha un esborso finanziario minore e consente appunto di non avere preoccupazioni. Grazie. Bene, grazie Carlo. Grazie Carlo, grazie Leo, grazie a tutti voi che ci avete pazientemente seguito. Appuntamento per il numero 3, Virtus Incontra, saprete fra qualche settimana che cosa sarà. Bene, grazie.